Maurizio Minghella è un criminale e serial killer italiano, condannato a 131 anni di carcere per aver commesso una serie di 10 omicidi di prostitute, avvenuti fra il 1996 e il 2001 a Torino, quando era in semilibertà, dopo che aveva ucciso 5 donne a Genova nel 1978. Maurizio Minghella nacque a Genova nel 1958. Quando aveva 6 anni, la madre si separò dal marito e iniziò a crescere da sola i 5 figli. In seguito la madre si legò a un nuovo compagno che picchiava tutta la famiglia. Minghella cominciò a covare un odio profondo per il convivente della madre, rimpiangendo di non averlo strangolato con un laccio. Frequentò la scuola senza riuscire a superare la seconda elementare e a 12 anni frequentava ancora la prima. Lasciata la scuola, fece dei piccoli lavoretti, tra cui il piastrellista, pur continuando sovente a rubare scooters e moto per sfrecciare sulle strade. Donnaiolo veniva visto sempre con ragazze diverse ed era stato soprannominato il travoltino della Val Polcevera per la sua passione per la disco music. Si appassionò al pugilato, che abbandonò per motivi non specificati. Un episodio che avrà poi forti ripercussioni sulla sua psiche fu la morte del fratello, schiantandosi in moto. Da questo episodio Minghella comincerà a sviluppare una morbosa attrazione per i morti, specialmente di giovane età. Riformato dal servizio di leva per disturbi psichici, sposò nel 1977, per scommessa per caso, come lui stesso dichiarò, la quindicenne Rosa Manfredi, dipendente dagli psicofarmaci. Il matrimonio ebbe comunque vita breve. Minghella era un assiduo frequentatore di prostitute e la moglie morì in seguito ad un'overdose da farmaci, in un momento di profonda depressione dopo un aborto spontaneo. L'aborto traumatizzò ulteriormente Minghella e la sua fragile personalità. Proprio durante questi anni così difficili iniziò a covare nella sua mente il desiderio irrefrenabile di uccidere e le sue vittime prescelte erano le donne, in particolare le prostitute. Gli omicidi iniziarono il 9 aprile 1978 con la prima vittima, Anna Pagano, 20 anni, una prostituta tossica. Venne ritrovata col cranio fracassato, le gambe e la schiena ricoperte da scritte che alludevano alle Brigate Rosse. Ma la polizia scoprì subito il depistaggio. Minghella serviziò la vittima conficcandole nella cavità anale una penna. Qualche mese più tardi fu la volta di Giuseppina Gherardi, 23enne, trovata priva di vita all'interno di un'automobile. Passarono 11 giorni e il 19 luglio venne ritrovata Maria Catena Alba, detta Tina, di 14 anni. Il suo corpo nudo era legato a un albero. Si stabilì che era morta per strangolamento. Il 22 agosto, dopo una notte in discoteca, uccise Maria Strambelli, di 21 anni, commessa di origine barese, il cui corpo venne trovato 3 giorni dalla scomparsa nella periferia di Genova. L'ultima vittima fu Wanda Scerra, di 19 anni, amica di Maria Strambelli, e scomparsa il 28 novembre. Il cadavere venne scoperto nella scarpata che costeggiava la ferrovia Genova-Milano, nei pressi di Genova. La vittima era stata violentata e strangolata. Minghella venne arrestato e la notte tra il 5 e il 6 dicembre confessò l'uccisione della Strambelli e della Scerra, ma negò le responsabilità degli altri omicidi. Venne richiesta una perizia calligrafica tra la calligrafia di Minghella e il tentativo di depistaggio ritrovato sul corpo di Anna Pagano. Sia la scrittura che la penna usata per sodomizzare la vittima vennero ritenute di Minghella.
per l'omicidio di Tina Alba venne ritrovato un paio di occhiali di Minghella sulla scena del crimine. Il 3 aprile 1981 venne condannato dalla Corte d'Assise di Genova all'ergastolo per i 5 omicidi da scontare presso il carcere di massima sicurezza di Porto Azzurro. In carcere si proclamava sempre innocente e negli anni 80 anche Don Andrea Gallo chiese la revisione del processo. Nel 1995, a 37 anni, ottenne la semi-libertà e venne trasferito al carcere delle Vallette di Torino. Entrò nella comunità di recupero di Don Ciotti, in una delle cooperative del gruppo Abele, dove lavorava come falegname dalle 17 alle 22. Lì conobbe una donna da cui avrà un figlio nel 1998. Si trovò un appartamento dove poter andare a vivere con la sua nuova compagna. Sembrava dunque che la sua esistenza dopo la galera fosse davvero cambiata, ma non fu così. Nel 1996 Minghella si assentava sempre più spesso dal lavoro e proprio in concomitanza di ciò avvenivano a Torino orrendi delitti di prostitute violentate e poi barbaramente uccise, tra queste Loredana Maccario, strozzata con una corda da canotti nel proprio appartamento nel marzo del 1997. Il 14 febbraio 1998 a Rivoli, nel Torinese, strangolò con una sciarpa la prostituta albanese Floretta Islami, di 29 anni. Il 30 gennaio 1999 strangolò con un foulard la prostituta originaria di Taranto di 67 anni, Cosima Guido, detta Gina, nell'appartamento dove riceveva i clienti in largo 4 marzo, nel centro di Torino. Nell'appartamento della donna vennero ritrovati due pezzi di carta assorbente da cucina con tracce biologiche di Minghella. Florentina, detta Tina Motok, di 27 anni, madre di un bambino di 2, venne uccisa nella notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2001. Percossa brutalmente al volto e al capo, Minghella cercò poi di sbarazzarsi di vestiti della ragazza, accendendo un piccolo falò. Fu l'ultimo omicidio di Minghella. Le tracce di DNA, impronte complete o parziali, ritrovate nei luoghi dei delitti, le modalità simili degli omicidi e la fascia oraria in cui sono avvenuti tutti dopo le 17, portarono la polizia ad arrestarlo. Minghella venne arrestato il 7 marzo del 2001 e a casa sua vennero trovati i cellulari delle vittime. Il cellulare di Minghella venne inoltre rintracciato nella zona dove si trovava la Motok la sera del delitto. Condotto nel carcere delle Vallette nella primavera del 2001, tentò di evadere fuggendo dalla lavanderia, ma riuscì ad arrivare solo al primo muro di cinta. Rinchiuso nel carcere di Biella la mattina del 2 gennaio 2003, si fece ricoverare per dolori al petto e al braccio nel pronto soccorso del capoluogo. Riuscendo a fuggire da un bagno dello stesso, venne arrestato alle 22 dello stesso giorno nei pressi della stazione ferroviaria. Sospettato di 10 omicidi di prostitute, ma condannato solo per 4 di essi. Il 4 aprile del 2003 venne condannato dalla Corte d'Assise di Torino all'ergastolo per l'omicidio della moto e a 30 anni di carcere per gli omicidi di Cosima Guido e un'altra prostituta. Al momento è rinchiuso nel carcere di Pavia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, date un'occhiata al blog Il Micio Racconta e anche al canale de Lo Spettro della Notte. Arrivederci al prossimo episodio.